Il RAD, ai danni degli alloggi occupati dai parroci della diocesi situati nel retro della sede di Polo Giovani ad Avellino, è scattato l'altra sera intorno alle 20. In azione due malviventi che, secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, avevano il viso travisato dai cappucci. I ladri, dopo aver scavalcato il cancello all'ingresso della struttura e attraversato alcuni metri di cortile, hanno raggiunto l'appartamento a piano terra dell'edificio. Dopo aver forzato la protezione delle vetrate, sono riusciti a introdursi nell'alloggio occupato dal vicario del vescovo. Approfittando dell'assenza del sacerdote, i malviventi, dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, hanno trafugato una somma di denaro custodita in un armadietto, un orologio, alcuni laccetti in oro ed effetti personali. Gli autori del saccheggio, non soddisfatti del bottino, hanno cercato di visitare l'alloggio dove risiedono le suore, ma l'assalto è andato a vuoto perché una delle religiose le ha messe in fuga, forse inconsapevolmente, accendendo la luce. Vistisi scoperti, i ladri si sono allontanati, facendo perdere le proprie tracce nel buio della sera, lungo una strada, tra l'altro poco illuminata. Probabilmente ad attenderli poco distante c'era un terzo complice a bordo di un'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte le volanti di polizia. La squadra scientifica ha eseguito i rilievi di rito per tentare di identificare i responsabili della razzia. Acquisite anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Nell'area dove è avvenuto il raid ci sono anche un istituto scolastico e un centro di riabilitazione. Sconvolti i parroci e le suore che risiedono negli alloggi della diocesi, ladri scatenati senza pietà che non fanno sconti nemmeno ai preti.